Vai. Ok, seconda esercitazione sul multimetro digitale. Oscilloscopio digitale dove sfrutteremo i due canali dell'oscilloscopio per fare anche misure di sfasamento. In particolare, che cosa faremo? Durante questa esercitazione prenderemo un circuitino RC, resistenza in serie ad una capacità, e ne faremo una caratterizzazione in frequenza, cioè andremo in qualche modo, ovviamente non su molti punti perché altrimenti impiegheremo troppo tempo, ma su un certo numero di punti, ovvero su un certo numero di frequenze diverse, andremo a farne una caratterizzazione del comportamento in frequenza di questo circuito, sia per quanto riguarda l'attenuazione dell'ingresso rispetto all'uscita, sia per quanto riguarda lo sfasamento ingresso-uscita. È come se stessimo per pochi punti andando a creare le informazioni necessarie per tracciare diagrammi di Bode, di modulo e fase di questo sistema. In particolare lo faremo per quattro valori di frequenza, 100 kHz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. L'obiettivo quindi qual è? Monteremo il nostro circuito RC, dopodiché manderemo in ingresso al nostro strumento sia il segnale in ingresso al circuito RC, per esempio nel canale 1 dell'oscilloscopio, sia il segnale di uscita del circuito RC preso ai capi della nostra capacità, e per esempio lo manderemo nel canale 2 dell'oscilloscopio. Dopodiché di questi due segnali genereremo i segnali che stiamo che abbiamo deciso di utilizzare per questi test, e andremo a misurare l'ampiezza del segnale di ingresso, l'ampiezza del segnale di uscita e lo sfasamento tra il segnale di ingresso ed il segnale di uscita. Quindi faremo sia misure di ampiezza che misure di sfasamento. Ci sono, prima di iniziare la parte proprio di realizzazione del circuitale e di misure su questi segnali, dobbiamo in qualche modo dire due o tre cose come premessa. La prima è che, ricordandoci che lo strumento è uno strumento che fa misure rispetto a massa, e cioè che questi morsetti esterni del connettore VNC sono dall'oscilloscopio collegati a massa, nel momento in cui noi con il nostro cavo andiamo a prelevare sul nostro circuito un segnale in tensione, che cosa accade? Che questo morsetto, che abbiamo detto già nella precedente esercitazione, è quello collegato alla parte esterna del connettore, praticamente questo morsetto dall'oscilloscopio è messo a massa. Quindi che significa? Che quando io vado a mettere questo connettore sul circuito, il punto in cui sto inserendo questo connettore lo sto mettendo a massa. Se il circuito è fuori massa e vado a mettere un punto a massa, non è un problema. Se però vado a mettere a massa due punti del circuito, e noi adesso dovremmo andare a prendere due tensioni, quindi avremo i due cavi che vanno sul circuito, dobbiamo fare attenzione a quello che realizziamo, perché se non facciamo attenzione alla polarità da utilizzare per il prelevamento di queste due tensioni, rischiamo di cortocircuitare il generatore o di cortocircuitare la capacità e così via. Iniziamo a fare il circuito e vediamo questo aspetto. Allora, circuito RC, abbiamo la nostra resistenza e la nostra capacità. Utilizziamo questa scheda che si chiama breadboard,
che serve semplicemente per fare rapidamente dei collegamenti circuitali con componenti come questi. Vedete, questa è la nostra capacità che ha dei connettorini molto piccoli, dovremmo o saldarli o collegarli tra di loro. Invece utilizzando questa breadboard riusciamo a fare i collegamenti tra questi dispositivi in maniera semplice. Forse è un po' rotto questo. Con i guanti. Eccoci. Allora, come funziona questa breadboard? Funziona che questa striscia qui sono isolate tra di loro, lungo questa direzione tutti questi puntini sono isolati tra di loro, invece lungo questa direzione sono cortocircuitati tra di loro, cioè tutti questi punti lungo una verticalmente in questo modo sono tutti allo stesso potenziale, sono tutti collegati tra di loro. Quindi se io voglio collegare questo morsetto al morsetto della a questo morsetto della capacità, basta che li metto sulla stessa linea, quindi questo l'ho inserito su questa linea, basta che metto sulla stessa linea in questo modo e riesco a, ho praticamente collegato questo morsetto a questo morsetto. E sostanzialmente del nostro circuitino in questo modo che cosa ho realizzato? Ho realizzato il collegamento tra la resistenza e la capacità, cioè ho realizzato questo collegamento qui tra questo morsetto della resistenza e questo morsetto della mia capacità. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alimentare questo circuito, quindi dobbiamo prendere il nostro generatore, che è questo, e andare a collegarlo tra la resistenza e la capacità, quindi tra la resistenza e il morsetto di uscita della capacità, che è questo. Come facciamo? Prendiamo il nostro conduttore BNC, prendiamo il morsetto di uscita del generatore e con dei coccodrilli ci andiamo a posizionare sul nostro circuito. Da questo lato possiamo tranquillamente collegarci direttamente al morsetto della resistenza perché è disponibile. Qui non è disponibile, quindi cosa faccio? Prendo questo filo, lo collego sempre sulla linea di collegamento di questo morsetto della capacità in maniera tale da collegarmi con lui in questo modo, okay. Su questa linea qui c'è il morsetto di uscita della capacità e quindi in questo modo questo rappresenta il morsetto di uscita della capacità. Prendo il coccodrillo e mi collego. Quindi in questo modo cosa ho fatto? Ho collegato il generatore al mio circuito RC, quindi ho fatto questo collegamento qui con questo e questo collegamento qui con questo, okay. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prelevare la tensione in uscita dal condensatore, quindi dobbiamo prelevare la tensione ai capi del condensatore, che è quindi la tensione tra questo punto, che è il punto questo qui, che è il punto tra resistenza e capacità, questo, e il punto, questo qui, che è di uscita. Okay. Quindi cosa faccio? E questo segnale lo devo mandare all'oscilloscopio perché lo voglio visualizzare. Quindi prendo il mio connettore BNC, prendo il mio coccodrillo e questo è il momento fatidico in cui dicevamo che bisogna fare attenzione. No, in realtà ancora no, perché per il momento stiamo ancora collegando un solo punto dell'oscilloscopio. Però sbagliando questo poi, io adesso lo faccio correttamente e poi dopo vediamo insieme quali possono essere i problemi nel non farlo in maniera corretta. Quindi io qui sono andato a collegarmi sostanzialmente tra
ai capi della capacità, vedete? Tra questo punto e questo punto che è l'altro morsetto della capacità. Quindi ho prelevato la tensione ai capi della capacità e l'ho mandata sul canale 2 del mio oscilloscopio. Adesso cosa devo fare? Devo prendere il segnale di generazione e lo devo mandare sul canale 1 dell'oscilloscopio, perché noi abbiamo detto che vogliamo analizzare il segnale di ingresso rispetto a quello di uscita. Che facciamo? Possiamo prendere un altro connettore di questi BNC banana e andarci a prendere il segnale qui, oppure possiamo prendere questo che è il nostro segnale con cui stiamo alimentando il circuito ai capi del generatore e mandarlo all'oscilloscopio sfruttando questa T che non è altro che uno split, cioè prende il mio segnale e me lo rende disponibile sul connettore sia da questo lato che da questo lato. Quindi da un lato lo manderemo al circuito, dall'altro lato lo manderemo al mio generatore. Quindi metterò questa T qui. A questo punto questo segnale che esce da qui è disponibile sia qui che qui, quindi da questo lato lo mando verso il circuito e da questo lato con un connettore BNC-BNC lo mando al mio oscilloscopio e lo mando al canale 1. Nel momento in cui io faccio questo collegamento, che cosa ho fatto? Ho due punti sul mio circuito che sono a massa. Vediamo come lo abbiamo realizzato. Noi adesso lo abbiamo realizzato in maniera corretta. Che cosa abbiamo fatto? Questo punto è a massa. Questo punto dove va nel mio circuito? Lo seguo, è questo punto qui, che tramite questo collegamento è questo punto qui, che diventa questo punto qui. Quindi noi abbiamo messo a massa l'uscita del condensatore, quindi questo punto qui sostanzialmente lo abbiamo posizionato a massa tramite l'oscilloscopio. Questo punto tramite l'oscilloscopio l'abbiamo posizionato a massa. Qual è l'altro punto che è a massa? Andiamo qui ai capi della capacità. Ai capi della capacità è il segnale sul canale 2, segnale sul canale 2 che è questo, lo seguiamo e dove va? Vedete, lo abbiamo posizionato in maniera tale che il caldo sia su questo morsetto e la massa sia qui di nuovo. Vedete, la massa di questo filo qui che è il nero è di nuovo posizionata nello stesso punto, cioè in uscita dalla mia capacità. In questo modo ho messo a massa questo e a massa questo, ma questo sono lo stesso filo, quindi ho praticamente imposto la massa nello stesso posto ed è il modo corretto di fare questo circuito. Se io facessi il contrario, per esempio facessi questo, cioè questi due fili, dici vabbè sono due fili, adesso devo prendere una tensione, o faccio così, è la stessa cosa, sempre una differenza di potenziale vado a prendere. Però cosa accade? Che se faccio questo, cioè collego il nero qui e il rosso qui, che cosa sto facendo? In questo circuito sostanzialmente sto mettendo a massa non questo punto, ma sto mettendo a massa questo punto. Quindi da un lato ho messo a massa questo, da un altro ho messo a massa questo, sostanzialmente è come se avessi cortocircuitato la capacità. Questo poi al volo, e ovviamente qualunque combinazione, anche se inverto questo, poi non potrò mai fare le misure, quindi devo fare attenzione a fare in modo che quando io utilizzo due canali dell'oscilloscopio con cui vado sul circuito, devo fare in modo che le due masse devono coincidere, per forza di cose, altrimenti cortocircuito qualcosa sicuramente. Dopo vi faccio al volo vedere quando alimenteremo il circuito che se faccio questa cosa sbagliata sostanzialmente il segnale di uscita che vedo è nullo. Perché? Perché ho cortocircuito la capacità. Ok, adesso quindi rifacciamo il circuito corretto, quindi ci rimettiamo in questo modo e abbiamo realizzato il nostro circuito. Che cosa facciamo adesso? Andiamo ad iniziare ad alimentare il nostro circuito con il primo segnale. Ampiezza, allora accendiamo il generatore,
abbiamo detto come al solito che dobbiamo, ci ricordiamo che dobbiamo sempre impostare la IZ. Okay. Segnale sinusoidale, frequenza 100 Hz, ampiezza 10 volt, piccolo piccolo. Ho 10 volt di picco? 10 volt, vabbè, tanto qua. Piccolo piccolo. Ok. Abbiamo generato il segnale che stiamo mandando sia qui al canale 1 sia ad alimentare il circuito. Dobbiamo adesso visualizzare questi due segnali. Intanto cerchiamo di impostare lo strumento in modo tale che vediamo qualcosa. Questo è, togliamo i cursori per il momento che non ci servono, questo è il segnale del canale 1, che è il segnale in ingresso al circuito, quello che, con cui stiamo alimentando. Se abilito il canale 2, vedo anche in verde il segnale sul canale 2. Vediamolo anche lui, e come vedete questo segnale risulta, come risulta questo segnale? Se ci facciamo un pochettino di teoria di elettrotecnica di questo circuitino, questo è un circuitino che fa cosa? È un circuito RC che si comporta come filtro passabasso. Quindi che accade? Che man mano che aumenta la frequenza, il segnale in uscita risulta attenuato rispetto al segnale d'ingresso e risulta anche sfasato, perché ha un comportamento in frequenza dove al variare della frequenza la componente di impedenza di reattanza capacitiva aumenta e quindi varia, e quindi varia anche la fase di questo sistema. Quindi il segnale di uscita in effetti risulta, vedete, leggermente attenuato, già lo si vede perché il picco picco del segnale verde è leggermente più piccolo di quello del segnale giallo, che è quello in ingresso, e man mano che aumentiamo la frequenza, vediamolo, man mano che aumentiamo la frequenza, vedete, questa attenuazione aumenta, vedete, man mano che aumentiamo la frequenza il segnale risulta sempre più attenuato e sempre più sfasato. Vedete? Anche lo sfasamento è aumentato. Quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a vedere qual è il comportamento in frequenza e quindi come si attenua e come si sfasa l'ingresso rispetto all'uscita, e quindi vedere il comportamento di questo circuito. Bene. Ci riportiamo ad 1 kHz, scusate, a 100 Hz, visualizzando due segnali, e noi adesso che cosa dobbiamo misurare? Dobbiamo misurare l'attenuazione tra segnale ingresso e segnale di uscita, quindi ci misureremo il segnale di ingresso, l'ampiezza del segnale di ingresso, quindi l'ampiezza del segnale giallo, ci misureremo l'ampiezza del segnale di uscita, e per esempio questa operazione la possiamo fare come misura del picco picco di questi due segnali. Come al solito questa misura, abbiamo detto, la facciamo cercando di ottimizzare il fondo scala dello strumento. Dopodiché dobbiamo misurare lo sfasamento, ma lo sfasamento che cosa rappresenta di questo segnale? Rappresenta il ritardo temporale dei due segnali nel loro passaggio per lo zero. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo misurare questo tempo, questo intervallo di tempo qui. Facciamo attenzione in questa operazione perché nella misura di sfasamento lo sfasamento è il ritardo temporale nel passaggio per il valore medio nullo di questi segnali. Quindi se uno di questi segnali avesse un pochino di offset, adesso noi non ne abbiamo offset ma non lo sappiamo, se questo segnale avesse un po' di offset e noi andiamo a prendere questo sfasamento, questo non è più lo sfasamento del mio segnale. Se per esempio io questo segnale lo facessi così, vedete che in funzione di come io sposto, io misurerei un intervallo di tempo, quindi uno sfasamento che è diverso. Quindi lo sfasamento, però, uno è, non è che possiamo dire che adesso lo sfasamento è questo, no, adesso lo sfasamento è questo, in funzione dell'offset presente sul segnale.
lo sfasamento è una grandezza ben definita ed è il ritardo temporale dei due segnali nel passaggio per il loro valore medio nullo, quindi togliendoci l'offset. Però noi non sappiamo se sul segnale c'è l'offset. Adesso io lo sto aggiungendo giusto per far vedere, ma se qui ci fosse un offset su questo segnale, noi non lo sapremmo. Allora, che cosa dobbiamo fare per avere certezza che facendo le misure sul passaggio per lo zero misuriamo lo sfasamento? È uno di quei casi in cui ci dobbiamo mettere assolutamente in AC. Quindi coupling in AC su entrambi i canali, sia sul canale 1 che sul canale 2. Ok? Canale 1 e canale 2, tutti e due coupling in AC. In questo modo che cosa accade? Che mettendo a zero le position siamo sicuri che questo qui è lo sfasamento ed è sempre lo stesso indipendentemente anche di quanto amplifico. Quindi questo è un altro utilizzo fondamentale del selettore d'ingresso. Ok. Altra cosa che dobbiamo dire qual è? È che se noi vogliamo misurare lo sfasamento tipicamente si misura in gradi o in radianti, e noi invece stiamo misurando un tempo. Dobbiamo riportare questo ritardo temporale in gradi o in radianti. Per fare questa operazione che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo ricordare che c'è qualche altra grandezza di una forma d'onda sinusoidale di cui è noto il valore in gradi o in radianti. Qual è questa grandezza? È il periodo della mia forma d'onda. Perché? Perché sappiamo che l'evoluzione completa di una sinusoide avviene, quindi nel periodo della mia sinusoide, questo tempo qui avviene in una quantità di gradi pari a 360 gradi o in radianti 2π greco. Quindi a questo punto basta fare una semplice proporzione dicendo che se il periodo T sta a 360 gradi, è come l'intervallo di tempo delta t sta allo sfasamento delta φ in gradi. Si può fare ovviamente la stessa cosa in radianti dicendo che t sta a 2π greco come delta t sta a delta φ in radianti. Ok? Quindi si fa questa proporzione e a questo punto si può determinare delta t come delta φ come delta t su t per 360 oppure come delta t su t per 2π greco in funzione della grandezza che vogliamo giocare. Quindi per misurare lo sfasamento in gradi o in radianti abbiamo bisogno non solo di misurare questo intervallo di tempo delta t che è il ritardo temporale tra i due segnali, ma è necessario anche misurare il periodo dei segnali. Ovviamente basta misurare il periodo di uno dei due segnali perché possiamo parlare di sfasamento se e solo se i due segnali sono isofrequenziali. Di quale dei due segnali misuriamo la frequenza? Del segnale migliore, cioè di quello in cui la misura di frequenza, cioè la misura di periodo, la facciamo nel modo migliore, quindi nel segnale più pulito. Questo lo vedremo bene, questo discorso, quando faremo la misura a 100 GHz, dove il segnale in uscita sarà talmente attenuato che sarà molto sporco e quindi farci una misura di periodo comporterebbe una misura di periodo non fatta nel migliore dei modi e quindi conviene in qualche modo farlo sul segnale d'ingresso che invece continua a rimanere bello stabile e pulito e quindi esce una misura di periodo fatta bene. Bene, prima a questo punto di iniziare, perché abbiamo in qualche modo detto tutte le premesse che ci servono per poter iniziare a lavorare, vi faccio vedere sperimentalmente che accade se sbagliamo la messa sul circuito. Quindi per esempio invertiamo questi due come abbiamo fatto prima, cioè invece di mettere a massa questo metto a massa questa, quindi abbiamo massa qui, cortocircuitiamo la capacità, quindi la tensione che prendo su un corto è nulla. Quindi mi dovrei aspettare, facendo questa operazione, che il segnale sul quello verde, quello del canale 2 e quello di uscita, si annulla. Vediamo se non dico stupidaggini. Adesso ovviamente si è annullato perché l'ho staccato, ma pur ricollegandolo, come vedete, questo segnale continua a essere nullo. Perché? Perché ho cortocircuitato la capacità, perché ho massa qui e quindi è come se stessi prendendo una differenza di potenziale nulla.
Okay? Ovviamente questo vale in funzione, indipendentemente, anche se inverto questo, cioè, abbiamo dei problemi. Quindi l'unica possibilità di fare questa misura è fare questo circuito qui. Okay? Ecco. Bene. A questo punto iniziamo a fare le misure alle diverse frequenze. Adesso questo facciamo con un po' più di attenzione la prima, giusto per ottimizzare le misure, poi dopodiché io andrò un po' più veloce nel fare le varie misure, le facciamo tutte, ma andrò un po' più veloce, e mi soffermerò solo sostanzialmente sull'ultima, dove invece dobbiamo fare qualche piccolo attenzione e accorgimento. Ok? Allora, iniziamo a fare la prima, la facciamo con calma, così capiamo bene tutto. Allora, dobbiamo fare la misura della tensione in ingresso e della tensione in uscita. Cosa misuriamo? Bah, possiamo misurare o il valore di picco o il valore picco picco. Misuriamo il valore picco picco con i due cursori. Ok? Prendiamo allora i cursori orizzontali, che sono quelli che ci servono per fare le misure di ampiezza. In questa fase, per pulizia, potremmo anche togliere il segnale che non ci serve, quindi io disabilito il canale 2 e quindi vedo soltanto il segnale su cui voglio fare la misura. Ottimizzo, nel senso che cerco di fargli occupare tutte le divisioni verticali, piazzo uno dei due cursori sul valore di picco positivo, prendo l'altro cursore e lo vado a mettere sul valore di picco negativo. A questo punto ho fatto un'ottima misura di picco picco, perché ho ottimizzato al massimo la scala, il fondo scala. Mi vado a prendere il valore, che è 9,888 volt, e questa misura l'ho fatta con un volt division di 1,28 volt, che sono i valori che mi servono per determinare poi dalle specifiche del costruttore l'incertezza. Bene. Facciamo la stessa cosa sul segnale d'uscita. Che cosa mi devo aspettare? Sempre il discorso di cosa mi aspetto. Mi aspetto che il segnale d'uscita sia leggermente attenuato rispetto a quello d'ingresso. Quindi se questo è 9,888, l'altro deve essere leggermente più piccolo. Poi man mano che la frequenza aumenta sarà molto più piccolo, ma adesso a frequenze basse sarà poco più piccolo. Quindi che facciamo? Togliamo il segnale sul canale 2, abilitiamo il segnale sul canale 1, abilitiamo il segnale sul canale 2, che è quindi il segnale di uscita, e vedete, questo segnale è un pizzico pizzico più piccolo. Che faccio? Io comunque continuo a zoomarci, a farlo diventare al massimo. Dopodiché cosa faccio? Prendo di nuovo i cursori e li vado a posizionare uno qui. Oh, vedete, questo è uno di quei casi in cui già questo segnale, vedete, non è proprio pulitissimo qui. Cioè la linea, io adesso l'ho messa, non so se riesce a zoomare, l'ho messa al centro della però in realtà la linea è più spessa del cursore. Quindi io mi sono messo al centro, però sto approssimando in qualche modo. Perché? Perché inizia a esserci un po' di rumore sul mio segnale. Come potrei migliorare per esempio questa cosa? Beh, visto che lo strumento noi lo conosciamo, lo sappiamo usare bene, potremmo andare in Acquire e invece di metterci un modello di acquisizione normal, per esempio ci mettiamo in High Resolution. Abbiamo migliorato la risoluzione, ridotto il rumore sovrapposto al segnale, e a questo punto vedete come è pulita, molto più pulita la forma d'onda. E questa cosa sarà ancora più evidente man mano che incrementeremo la frequenza. A questo punto posso andare a verificare se ho posizionato bene i miei cursori sul valore massimo in maniera corretta. Perfetto. A questo punto vado a fare la mia misura, che è 9,4705 volt. Misura che ho fatto, vedete, sul canale 2 con 1,24 volt a divisione. Quindi abbiamo misurato tensione di ingresso, tensione di uscita, ottimizzando al meglio il fondo scala. Possiamo calcolare l'attenuazione, cioè Vout su Vin. Andiamo adesso a misurare lo sfasamento. Per poter misurare lo sfasamento dobbiamo per forza di cose visualizzare entrambi i segnali. Abbiamo detto, ci siamo messi in AC su entrambi i canali, cioè sia sul canale 1 che
sul canale 2 siamo in AC, quindi non abbiamo offset, e questo è il valore di, mettiamo entrambi i segnali composition su 0, e a questo punto noi dobbiamo misurare questo ritardo temporale su questa linea. Cosa faccio? Posso andare a fare questa misura con prendendo i cursori. Prendo adesso i cursori, togliamo un attimo questi orizzontali che ci danno solo fastidio, li facciamo uscire dallo schermo e ci prendiamo i cursori verticali. Ne posizioniamo uno qui e ne posizioniamo uno qui e su questa linea qui, uno l'ho messo qui, uno l'ho messo qui. Ovviamente già sia il posizionamento non è proprio stato il massimo, ma poi stiamo prendendo una cosa così piccola, una misura così piccola su uno schermo così grande. Possiamo fare di meglio? Direi di sì. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare in modo, come abbiamo fatto già nella precedente esercitazione, dobbiamo cercare di fare in modo che questa porzione di tempo che vogliamo misurare occupi tutto lo schermo nel miglior modo possibile, e dobbiamo anche cercare di fare in modo che questi attraversamenti per il livello su cui vogliamo fare la misura, cioè il livello 0, siano quanto più possibili verticali, perché così riusciamo ad individuare bene il punto di attraversamento. Come faccio a fare questa operazione? Semplicemente iniziando ad amplificare verticalmente in maniera tale da far diventarli più verticali e iniziare a zoomare orizzontalmente. Amplifico. E zoom. Mi sposto un po' più. Amplifico. E zoom. Adesso abbiamo praticamente fatto occupare alla porzione di tempo che noi vogliamo misurare tutto lo schermo, quindi stiamo sfruttando al meglio il fondo scala dello strumento per fare questa misura di tempo. Se riesco, provo a far diventare ancora più verticali questi attraversamenti. A questo punto posso andare a posizionare i miei cursori. Un cursore lo devo andare qui e l'altro cursore vado a mettere qui. Questa è una misura di sfasamento di ritardo temporale fatta bene, perché abbiamo ottimizzato tutto quello che potevamo ottimizzare. Quanto vale questo ritardo temporale? 424,5 microsecondi delta x. Con che time a division l'abbiamo fatto? Con un time a division che è 45 microsecondi a divisione. Queste informazioni sono sufficienti per andare poi a calcolare l'incertezza con le specifiche del costruttore. Prima di andare a misurare il periodo di uno dei due segnali, in particolare abbiamo detto tipicamente andiamo a misurare il periodo del segnale in ingresso, vi faccio vedere una cosa. Questa misura ovviamente è possibile farla anche con le funzioni automatiche dello strumento. Okay. Io vado sul mio strumento nella modalità measure, ok? E gli dico, guarda, fammi la misura di sfasamento tra i due segnali. E lui mi dà lo sfasamento. Dice, guarda, me lo dà direttamente anche in gradi. In realtà io posso anche scegliere di fare una misura in delay. Ok? Quindi me lo sta dando anche lui. Più o meno ci troviamo, perché 4,40, noi più o meno abbiamo misurato una cosa del genere. Però, guardate una cosa. Allora, se vogliamo fare una misura di sfasamento in gradi, lo strumento cosa fa? Guardate, io cerco di cercare di far fare anche a lui una misura migliore, quindi cosa faccio? Cerco di amplificare
per far la misura fatta bene come abbiamo fatto noi. Però che accade? Che vedete, appena io supero un certo zoom, lui la misura di sfasamento non riesce a farmela più in gradi. Perché? Non me la fa più in gradi perché lui, per fornirmi il risultato in gradi, oltre alla misura di questo ritardo temporale, anche lui deve misurarsi il periodo di uno dei due segnali, perché anche lui dovrà applicare la formuletta che abbiamo applicato noi, che vorremmo applicare noi, delta t su t per 360. E ovviamente se lui tutto questo lo deve fare in maniera automatica, e se lui non vede bene quanto vale un periodo del mio segnale, quindi non ha almeno un paio di oscillazioni del mio segnale per capire che questo è il periodo, lui automaticamente il periodo non è capace di andarlo a misurare. E quindi questa misura in maniera automatica lui te la fornisce, ma te la fornisce assolutamente non ottimizzata. Cioè il massimo che posso fare, vedete, è questo. Appena provo a zoomare di più, no edge. Invece, come vedete, lui il ritardo temporale continua a misurarlo, perché questo è capace ancora di individuarlo. Però se zoomo anche qui, a un certo punto lui la misura la fa, ma la inizia a sbagliare, vedete? Perché? Perché comunque questi oramai sono degli attraversamenti troppo orizzontali e lui sbaglia gli attraversamenti. Se provo a zoomare verticalmente, lui non riesce più a fare la misura. Perché? Perché non capisce più che questo è il passaggio per lo zero, perché la parte di forma d'onda l'abbiamo persa, quindi lui non riesce più in automatico a capire che questi sono i passaggi per lo zero del segnale, e quindi non mi sa dire che quello è il ritardo temporale per la misura di sfasamento. Quindi una misura automatica facile, semplice, veloce, che io faccio in questo modo, funziona, mi fornisce i valori al volo senza dover fare anche io dei calcoletti eccetera, ma non è una misura fatta bene, cioè sono dei valori più qualitativi che diciamo in termini di qualità di una misura fatta in maniera corretta e quantitativamente corretta. E questo è anche il motivo per cui dicevamo prima che poi il costruttore su queste misure automatiche, dove lui applica gli algoritmi, non fornisce nemmeno l'accuratezza, perché sono delle misure che in generale sono fatte in maniera un pelino più qualitativa. Bene, detto ciò, adesso andiamo velocemente a fare la misura di periodo di uno dei due segnali. Abbiamo detto lo facciamo sul segnale 1, ok? Quindi prendiamo questo segnale, anche qui facciamo come già abbiamo fatto l'altra volta la nostra misura, prendiamo i cursori verticali, questi ce li togliamo. Prendiamo i cursori verticali, ce ne mettiamo uno qui e uno qui, tra uguale, o facciamo tra discesa discesa, salita salita, la stessa cosa. Siamo nel punto di massima pendenza, come già abbiamo visto l'altra volta. Che dobbiamo fare per fare una buona misura? Dobbiamo fare in modo che questi fronti siano più verticali possibile, dobbiamo zoomare il più possibile, quindi amplifichiamo così e amplifichiamo così. A questo punto mi riposiziono nei cursori. Prendo il cursore 1, lo piazzo qua. E a questo punto questa è un'ottima misura di periodo, perché sto sfruttando praticamente quasi tutto il mio, posso ancora eventualmente amplificare ancora un poco, ok? Quando volendo esagerare, miglioriamo un pochettino il posizionamento dei cursori e abbiamo fatto un'ottima misura di periodo. Il periodo è 10,02 millisecondi, fatto con un time a division di 1,04 millisecondi a divisione. Questo è tutto quello che ci serve per calcolare lo sfasamento in gradi e l'incertezza dello sfasamento in gradi. Perfetto, adesso ripetiamo questa stessa operazione, però senza tutti questi dettagli. Mi vedrete solo rapidamente fare queste operazioni per i due punti a 1 kHz e 10 kHz,
E poi invece ci ritagliamo un pochino di tempo in più per ragionare invece sull'ultimo punto, dove c'è qualcosina in più da dire, anche se l'abbiamo un pochino già anticipato. Prima di arrivare a quello mi rimetto in normal, perché così vediamo bene certi aspetti. Ok, rivediamo tutti e due i segnali. A questo punto che facciamo? Passiamo a 1 kHz, l'ampiezza rimane invariata. 1 kHz. Come vediamo, il segnale di uscita si è attenuato rispetto al segnale di ingresso. Andiamo a fare le nostre misure. Prima cosa, ci misuriamo il picco del segnale di ingresso. Abbiamo ottimizzato, picco, cursori. Eccoci qua, siamo a 9,7845 volt con un 1,32 volt a divisione. Vado sul canale 2, togliamo il canale 1, amplifico anche questo, abilito i cursori anche su questo. Ci mettiamo qui. E abbiamo delta Y uguale a 3,2195 volt con un time a division, con un volt a division di 430 millivolt a divisione. Dobbiamo adesso andare a misurare lo sfasamento e il periodo. Riguardiamo tutti e due i segnali, iniziamo a zoomare un pochettino, abilitiamo i cursori, ci togliamo questi che ci danno fastidio, prendiamo i cursori verticali, iniziamo a zoomare la parte che ci interessa. Zoomiamo anche il fondamento. Posizione cursore. Perfetto. E questa è la misura di ritardo temporale, sono 305 microsecondi. A 34 microsecondi a divisione. A questo punto che facciamo? Ci andiamo a misurare il periodo. Ovviamente la misura la facciamo sempre sul canale 1 perché è quello migliore. Andiamo ad ottimizzare questa misura di periodo. Piazziamo i nostri cursori. Okay. E abbiamo che abbiamo un delta X di 998 microsecondi, circa un millisecondo, infatti questo è un kHz, a 108 microsecondi a divisione. Secondo punto finito, andiamo sul terzo punto.
aumentiamo la nostra frequenza e andiamo a 10 kHz. Come vedete il segnale si è ulteriormente attenuato, segnale di uscita, e ulteriormente sfasato. Di nuovo andiamo a fare le due misure, ottimizziamo la misura di ampiezza, prendiamo il cursore, questo è il segnale sul canale 1, abbiamo fatto la misura di 9,616 volt con 1,28 volt a divisione. Andiamo sul canale 2. Ho fatto una misura di 344,425 millivolt con 46 millivolt a divisione. A questo punto andiamo a fare la misura di sfasamento. Ci togliamo questi cursori che ci danno fastidio. Prendiamo i cursori orizzontali, verticali. Iniziamo a zoomare sulla grandezza di interesse. Come vedete il segnale già adesso a 10 kHz inizia ad essere bello rumoroso questo, eh? Quindi anche l'attraversamento sarà un po' di maggiore difficile individuazione, però adesso non attuiamo cose particolari, che poi invece vediamo nel caso, vedete qua qual è questo e questo e questo, sto sempre su, cioè però io sto variando il risultato della mia misura perché non riesco a vedere bene qual è l'attraversamento. Se io invece già mi metto in high resolution, un pochino migliora questa operazione, vedete, riesco, si è un pochino ridotto. Si può fare ancora di meglio, ma lo vediamo dopo, a 100 kHz, dove questa cosa è ancora un po' più accentuata. Quindi andiamo qui, andiamo a fare questa misura, sono 35,45 microsecondi, fatta a 4,5 microsecondi a divisione. A questo punto andiamo a fare la misura di periodo sul canale 1. A questo punto abbiamo misurato 100 microsecondi con un time a division di 10,4 microsecondi a divisione. Andiamo sull'ultimo punto.
Ok, passiamo all'ultimo punto dove dobbiamo portarci a 100 kHz. Eccoci. Siamo a 100 kHz, il segnale in uscita si è ulteriormente attenuato. Andiamo a fare le nostre misure. Partiamo dalle misure di ampiezza. Qui abbiamo sempre il segnale ingresso con un segnale bello. Qua togliamo, scusate un attimo, togliamo la resolution. Ok. Prendiamo i cursori per le misure. Abbiamo misurato 9,6 volt con un volt a division di 1,28 volt a divisione. Passiamo al segnale sul canale 2. Guardate questo segnale quanto è rumoroso, okay? Perché è un segnale molto basso, molto attenuato. Tenete conto che siamo a 6 millivolt a divisione. Quindi questo è un segnale di circa, queste sono 8 divisioni, 6 per 8, circa 50 millivolt. 50 millivolt che su uno strumento del genere, che è ha una risoluzione verticale a 8 bit, stiamo anche un po' al limite con la risoluzione del convertitore analogico digitale. Ma comunque è un segnale molto piccolo e quindi a cui ci si può sovrapporre del rumore sopra. Andare a fare una misura di ampiezza di questo segnale risulta essere un'operazione tra virgolette complessa, nel senso che quando vado a posizionare questo, cosa faccio? Mi prendo il massimo dei massimi, prendo quello un po' medio. Cosa mi prendo? Cioè mi prendo questo, oppure questo lo posiziono qui, o qui, o qui, oppure lo metto sulla parte un po' più piccola, cioè sto misurando in qualche modo anche un po' il rumore, in alcuni casi in eccesso, in alcuni casi in difetto. Che cosa si può fare? Allora qui ancora a maggior ragione ci vengono aiuto le modalità di acquisizione. Posso mettermi in modalità, come abbiamo visto prima, high resolution, miglioro ma non tantissimo, vedete, continuo ad avere un po' di rumore. Posso, visto che il segnale è un segnale stabile, non ho nessun problema ad applicare invece che la resolution addirittura un average. Un average dove qui posso scegliere il numero di medie su cui faccio la misura. Vi ricordo che average faccio la media su più periodi, quindi il punto, io praticamente sto prendendo questo stesso punto, per esempio questo, lo sto prendendo come media dello stesso punto su 32 periodi successivi e ne faccio la media e lo porto qui. E come vedete, già con 32 medie il segnale è diventato molto più stabile. Ho tolto tutto il rumore, perché tanto quello era un rumore bianco, quindi facendo la media si riduce notevolmente, si azzera, e a questo punto posso fare una misura piazzando i cursori sul mio segnale dove il rumore ce l'ho tolto facendo la media. Okay? E quindi questo è un altro modo di vedere in qualche modo le potenzialità dello strumento e ovviamente di doverlo saper usare per poter, quindi sapere che ci sono queste funzionalità per poter poi fare le misure in maniera corretta. A questo punto proviamo anche a zoomare un pochino. Okay, questo è il massimo che possiamo fare. E a questo punto abbiamo fatto una misura di 34,65 millivolt a 5 millivolt a divisione. Bene, questa è l'ampiezza. Adesso andiamo a vedere lo sfasamento. Ovviamente anche sullo sfasamento, se noi ci mettessimo in modalità normal, diciamo che sarebbe un'operazione abbastanza strange, ok? Andare a posizionare questi cursori. Togliamo un attimo i cursori per le misure di ampiezza, mettiamo i cursori per le misure di tempo,
io dovrei misurare l'intervallo tra qui e quale di questi punti, e allora anche qui di nuovo se ci mettiamo in modalità average il segnale si pulisce perché togliamo tutto questo rumore sovrapposto, e a questo punto possiamo fare una misura decisamente migliore. Quindi di nuovo cosa facciamo? Andiamo a zoomare su questo nostro segnale, okay. E stiamo misurando qualcosa che è intorno ai 2,36 microsecondi. Ok, con un time a division di 450 nanosecondi a divisione. Proviamo anche a zoomare ancora un pochettino, scusate, così facciamo ancora meglio. Questo è arrivato al limite. Vedete quanto continua comunque a ballare. Possiamo provare ad aumentare il numero di medie, vediamo se migliora un po'. Vedete? Quindi riduciamo ulteriormente il rumore e possiamo posizionare ancora meglio i nostri cursori. Eccoci qua, e siamo a 2,385 microsecondi con 270 nanosecondi a divisione. E questa è una misura fatta bene, con attenzione, su un segnale non proprio banale, diciamo così. Bene, a questo punto andiamoci a misurare rapidamente il periodo di uno dei due segnali. In particolare, ovviamente qui a maggior ragione si capisce come sia importante andarsi a misurare il periodo di questo segnale, perché il periodo di questo comunque, sì, adesso stiamo facendo le medie, ma se non facessimo le medie questo segnale è un segnale molto sporco, e quindi il periodo me lo vado a misurare sul segnale buono, e quindi tolgo questo e il periodo lo misuro sul segnale bello pulito e stabile. Quindi vado qua, posiziono i miei cursori, tolgo un attimo questi che ci danno sul fastidio, questo lo metto qua, questo lo metto qua, e inizio a zoomare un po', e zoomiamo anche questo. Quindi ci posizioniamo da i cursori, uno qua, questo ci posizioniamo bene qua, e adesso stiamo misurando 10,04 microsecondi con un time a division di 1,04 microsecondi a divisione. A questo punto abbiamo tutte le informazioni per calcolare tutte le grandezze e tutte le incertezze del nostro esercizio, e quindi bisogna solo fare conti per eventualmente riportare su un diagramma questi andamenti di modulo e fase.